Domenica 16 a Cavazzale, Fiera degli Uccelli e Rassegna Cinofila. Cavalcate a cavallo e pony, mostra di serpenti, pappagalli e tucani. Ricco stand gastronomico. Benvenuta dopo il TG, oggi con noi c'è Andrea Priante che ha scritto questo libro molto interessante, si chiama La vita che mi spetta. Andrea, la domanda più spontanea e più logica che posso farti è: cosa racconta questo libro, fermo restando che è una storia vera? Sì, è la storia di Gabriele Andriotto, un signore di mezza età di Rovigo, una persona assolutamente normale, un ragioniere di banca, sposato da 20 anni, con una figlia ormai grande, e che all'improvviso si suicida. La sua auto viene ritrovata sulle rive del Po e pochi giorni dopo arrivano delle lettere d'addio. Il corpo non si trova, però ci sono tutti gli elementi per far credere che si sia tolto la vita. In realtà 8 mesi dopo, quasi 8 mesi, viene ritrovato in un trullo in Salento, a 1000 chilometri di distanza, che viveva come un eremita. Ecco, racconta come ha fatto quest'uomo a scomparire e perché l'ha fatto, quali erano i segreti che l'hanno spinto ad una scelta così forte. La verità è che ciascuno di noi una volta nella vita ha sognato di ricominciare da zero, di cancellare tutto e darsi una seconda chance. Fu Mattia Pascal moderno e lui l'ha fatto con una difficoltà in più, che siamo in una società iperconnessa e quindi scomparire è molto più difficile. Senza svelare troppo, perché ovviamente l'invito è quello di andare ad acquistare il tuo libro, ma la motivazione vera che ha spinto il protagonista, che ripetiamo è una persona realmente viva, che c'è, fortunatamente quello era solo un progetto poi non realizzato, cosa lo ha spinto a decidere di sparire e di mettere in scena un suicidio in buona sostanza? No? Lui si sentiva in gabbia, nel libro piano piano vengono svelati tutti i retroscena che l'hanno spinto a questa decisione. Il suo matrimonio in realtà era un matrimonio ormai finito da anni, ma soprattutto c'è un segreto legato alla sua attività di bancario che lui si era trascinato dietro per oltre 10 anni, ed è legato al crollo delle Torri Gemelle, all'attentato dell'11 settembre. Ecco, in quell'occasione lui, che si occupava di investimenti, perde, come in tutto il mondo in seguito al crollo globale delle borse, perde una marea di soldi, però non ha il coraggio di dire la verità ai clienti e inizia un piano folle, ma che era riuscito effettivamente quasi a portare a termine, con quest'idea: far recuperare i soldi ai clienti senza che neppure si fossero resi conto di averli persi. E quindi comincia a, intanto si mette a studiare e a capire quali erano stati gli errori commessi in quegli anni, la bolla di internet e tutto quello che, insomma, in quegli anni dove le borse oscillavano in maniera incredibile. E una volta capiti gli errori aveva cominciato a investire i soldi dei clienti che gli erano rimasti in modo oculato e a guadagnare. In questo modo, pian pianino, era riuscito a far recuperare quasi tutto alla quasi totalità, anzi tutto alla quasi totalità dei clienti. Gli rimanevano una decina di clienti a cui mancavano poche migliaia di euro, quando, a distanza appunto di 10 anni dall'11 settembre, viene scoperto. E a quel punto si sente che il suo castello di bugie sta per crollargli addosso, e decide di, capisce che perderà tutto, perderà il lavoro, perderà l'immagine di rispettabilità a cui teneva tanto, e quindi decide di dare in pasto ai suoi compaesani, lui abita in un piccolo paesino per cui si conoscono tutti, qualcosa di più importante di cui parlare: la sua morte.
che poi in realtà erano tutte bugie a fin di bene, perché poi alla fine voleva soltanto proteggere i suoi clienti. Dimmi una cosa, quando lo hai incontrato, quando ti sei imbattuto nella storia di questo protagonista, è stato difficile convincerlo a farti pubblicare la sua storia in buona sostanza, visto che poi insomma non c'è nulla di misterioso, c'è il suo nome, c'è il suo cognome, c'è tutta la verità? È stato molto complicato. Quando venne ritrovato nell'ottobre del 2012, fu riportato dalla Puglia in Veneto e venne interrogato. Fuori dalla caserma era pieno di giornalisti, tutti colpiti dalla storia di questo bancario che diventa eremita. Ecco, lui uscì dal retro, riuscì a scomparire, insomma non aveva mai parlato con nessuno della sua vicenda, addirittura neanche scendendo nei dettagli, neppure con i suoi familiari. Io ho incontrato la figlia e molte cose la figlia l'ha scoperta leggendo il libro. Ecco, dopo quasi 2 anni di ricerche sono riuscito a capire dove si trovava, ho fatto il giornalista, come non bene. Si fa più però, no. Perché insomma, ho fatto la posta, esatto. per alcune ore fuori dal luogo in cui stava lavorando e gli ho chiesto, gli ho proposto di scrivere la sua storia senza sapere ancora i dettagli, sapevo solo che era scomparso e che aveva vissuto per 8 mesi senza spendere soldi, proprio come un eremita. E lui mi ha detto assolutamente no, l'ho corteggiato, l'ho stalkerizzato per 2 anni e alla fine, come sempre accade per le cose belle, quando mi ero arreso e ho pensato adesso mando l'ultimo messaggio, certo. Gli chiedo, dopodiché vuol dire che non è questa la storia che dovrò raccontare, e lui mi ha risposto va bene, facciamolo. Sei riuscito a convincerlo. Siamo davvero in conclusione, Andrea, vogliamo ricordare dove si trova il libro, naturalmente immagino in tutte le librerie. C'è una pagina Facebook? Sì, La vita che mi aspetta di Andrea Priante, dove trovate fotografie, materiale, gli articoli di giornale che parlano di Gabriele Andriotto e della sua avventura. Bene, non mi resta che ringraziarti e invitare naturalmente ad andare ad acquistare il tuo libro. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. È tutto, dopo il TG torna domani. Arrivederci.